Werder Bremen contro Atletico Bilbao sta per iniziare per la categoria over 40 del torneo Pezzana. Werder Bremen in tenuta rossa, mentre i giocatori dell'Atletico Bilbao con la casacchina gialla. Tutto pronto per partire con il Werder Bremen che toccherà il primo pallone del match. Il fischio dell'arbitro che arriva adesso. Dell'Uomo prova l'apertura lunga sulla sinistra, buon tocco per Ceresi che va in mezzo, si coordina Troise che al volo trova solo la potenza, il pallone sorvola la traversa, grande occasione Werder. Malavasi si propone a centrocampo, atterrato, l'arbitro che però non fischia, può ripartire l'Athletic Bilbao, il pallone giocato sulla destra, parte il tiro, buona conclusione. Atletico vicino al gol. Allora, corner per il Werder, c'è Dell'Uomo sul pallone, tre compagni dentro l'area, Ceresi fuori sul secondo, pallone arretrato verso Baldetti, controllo e calcia, grande tiro con il mancino da parte di Baldetti, buona la risposta in corner dell'estremo difensore, prova ad impostare per vie centrali l'Athletic Bilbao. Pallone sulla destra, poi buono il tocco di ritorno, posizione regolare e buona uscita da bassa di Boni. Grande occasione questa per l'Athletic. Pallone recuperato regolarmente da Gerini che spara. Grande tiro da parte di Gerini, pallone che termina un soffio dal palo destro. Punizione per l'Athletic Bilbao, c'è Fadini sul pallone, tocco sulla sinistra verso Dannibale. Dannibale che non viene pressato, poi arriva Dell'Uomo, Dannibale molto bravo a disorientarlo, poi il triangolo, ancora Dannibale che ce l'ha sul destro, grande tiro e grande risposta da parte di Boni. E sono arrivati i due fischi dell'arbitro, il primo tempo di Werder Bremen Athletic Bilbao si è concluso sul punteggio di 0-0, partita che fino adesso non è stata delle più spettacolari, nonostante un paio di occasioni pericolose avute per entrambe le squadre. Squadre che stanno riprendendo le proprie posizioni in campo. Sarà l'Athletic Bilbao ad aprire la ripresa e può farlo in questo momento in seguito al fischio dell'arbitro. Il secondo tempo di Werder Bremen Athletic Bilbao è appena cominciato. Ecco per Malavasi che non è dei migliori e allora recupera palla. L'Athletic, attenzione a Gerini! Che riesce ad andare al tiro con il mancino. Che grande colpo da parte del numero 7 Athletic, sfiorato il gol all'incrocio. Ceresi, tocco per Malavasi che riesce a far partire Di Genova, la sterzata, il tiro di Di Genova e il pallone che termina in rete la sua corsa. Il gol dell'1-0 del Werder Bremen al 38esimo minuto con Di Genova per l'Athletic Bilbao. Posizione buona per andare dentro l'area, pallone morbido sul secondo palo, arriva Bernardini mollato da Ceresi e per poco non riesce ad insaccare, grande occasione questa per l'Athletic. Va lungo Boni in direzione Petrucci, pregevole il controllo, spalla la porta al numero 14, riesce a toccare su Dell'Uomo, messo in difficoltà il numero 4, recuperato palla l'Athletic, attenzione a Gerini davanti il portiere! La grande risposta di Boni, poi pallone ancora vivo, è arrivata la chiusura. La rimessa lunga, Malavasi riesce a imporsi fisicamente, tiene in campo questo pallone. Poi la chiusura di Giovannelli, il pallone che rimane lì, Castro Giovanni ci mette una pezza. Poi entra duro Dell'Uomo regolarmente, lascia partire la bordata, buona risposta da parte di Bertollini. Fadini a campo, può avanzare, buono il tocco sulla sinistra per Dannibale, il tocco dentro di Dannibale sul secondo palo, la grande chiusura da parte di De Santis, era pronto dall'altra parte Bernardini, poi il pallone che torna buono per Bernardini, il controllo che lo costringe a defilarsi, poi palla in mezzo e Giovannelli non riesce a trovare la porta dopo un controllo difficile ma preciso. Poi Malavasi, il sombrero, Malavasi vuole il tocco dentro, posizione regolare,
E non riesce a trovare la porta Troise, grandissima occasione per chiuderla. Bondi può andare con le mani in lungolinea su Petrucci, buono il tocco di testa. E sono arrivati i tre fischi dell'arbitro, il Werder Brema passa sull'Athletic Bilbao con il punteggio finale di 1-0. E siamo qui con Alessio Scherillo fra i protagonisti di questa partita. Punteggio finale di 1-0, dunque porta tenuta inviolata, ovviamente anche grazie al tuo merito. Facci un commento a caldo sulla partita. Abbiamo un po' sofferto il primo tempo con le palle lunghe, abbiamo avuto parecchie incursioni delle punte, noi per fortuna come difesa abbiamo retto, come ci fate abbastanza compatti, poi per il resto nulla da recriminare, qualche errore dalle parti nostre e dalla parte loro, con la squadra avversaria, però per il resto diciamo il risultato ci ha dato ragione. E allora, partita sofferta, tre punti pesanti, dove può proiettarsi questo Werder Brema? Il nostro diciamo, obiettivo è salire la classifica, perché la classifica non dice tutta la verità, con qualche errore di troppo e pareggi e sconfitte immeritate. E allora ringraziamo ancora e salutiamo Alessio Scherillo del Werder Brema. Buonasera a tutti.